provato a disterminare gli schemi di toilet. No! Ragazzi, ben ritornati nelle battaglie più epiche di sempre. L'ultima volta abbiamo visto gli schemi di chess più belli del mondo. Oggi vediamo gli schemi di chess più potenti del mondo. Ragazzi, ho scaricato dei nuovi schemi di chess, cioè ve li faccio vedere. Abbiamo lo schemi di toilet rocket, lo schemi di toilet scienziato, lo schemi di toilet washing machine. No, sembra il nome di un transformer. Solo io faccio questi video stranissimi, ragazzi. Il mio nuovo libro, Mondo Strano, che potete già preordinare. Se lo fate entro il 4 luglio riceverete gli sticker speciali. Cosa aspettate? Prendetelo. E questi schemi di toilet andranno contro il nuovo TV Man. Chissà che vince tra i TV Man e gli schemi di toilet. Ragazzi, scrivetelo sotto nei commenti ora da che parte del team vi schierate. Perciò ragazzi, se volete altre battaglie epiche, lasciate un like ora immediatamente e cliccate il tasto iscriviti. Se no Pingu no. Prima di iniziare le partite epicissime, vediamoli questi nuovi schemi di toilet e vediamo anche i TV Man. Allora, noi abbiamo visto che c'è lo schemi di toilet a norma tre teste. Voi pensate che sia quello più forte? E invece no! Io direi di iniziare a vedere lo schemi di toilet washing machine. Cioè, ma avete mai visto uno schemi di toilet lavatrice? Uè, facciamo il bucato! No, Pingu, non si fa così il bucato. Ragazzi, come cavolo si fa il bucato con uno schema di toilet? Ora hanno pure il vaso delle lavatrici. No, 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 no. Ok, Pingu è molto arrabbiato con lo schema di toilet perché si stava pulendo le mutande e ovviamente non lo può fare. Ma mi pare che abbiamo solo questo. No, ne abbiamo un sacco, quindi ora ve li faccio vedere. Alziamoci in volo. E col prossimo schema di toilet, lo schema di toilet scienziato. Cioè, guardatelo quanto è brutto. È uno scienziato che è riuscito a creare il virus dei cameraman, ovvero una micro SD hackerata. La micro SD hackerata, che è un ragno. No, Pingu, lo so, ragazzi, Pingu è arachnofobico. Non gli piacciono i ragni, Pingu, no, però... No. Sì, sì, adesso lo tolgo, non ti preoccupare, ragazzi. Lasciate un like per togliere subito questo ragno. No! Tolto. Va bene, a posto, a postissimo. Cioè, fantastico, e ce ne abbiamo altri. Ma iniziamo con gli schemi di toilet enormi. Tra cui... Schemi di toilet... Militare gigante, guardate che cannoni che c'ha. Cioè, sono proprio curioso di vedere come scarica i cameraman questo schema di toilet. Oppure come i cameraman scaricano lui. Ma soprattutto TV Man deve essere più grosso, più eccezionale di lui. Ma intanto fammi vedere una cosa. Se io per esempio adesso metto a caso un cameraman, giusto per capire che cavolo fa sto robot gigante con quei cannoni. Mettiamo un cameraman così per prova. Poverino, povero cameraman. Scusami, questo è un esperimento. No, no, povero cameraman. No, piccolo angelo. Guardate com'è morto male con una spaccata. Uè, uè, però con che fashion. I'm sexy and I know it. Veramente molto fashion il modo in cui è caduto a terra. Ma ce ne sono di altri, di giganti. Tra tutti questi c'è uno schemi di toilet che fa paura. Ed è lo schemi di toilet Rocket. No! Sì, Pingu, ce la puoi fare una foto. Vai, 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 facci una foto. Ragazzi, un pezzo da museo, vero? No, 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 Pingu, che cosa fai? No, tanto non lo fai esplodere, mi dispiace. Pingu, non farlo arrabbiare. No, Pingu, no, ti prego, no. No, Pingu.
Te l'ho detto di non farla arrabbiare. Cosa hai fatto? Va bene, ma ancora non ho fatto vedere lo schema di toilette per eccellenza che userò alla fine di questo video, facendo una battaglia epica contro il TV Man. Ve lo faccio vedere, ragazzi, perché è pazzesco. Dovete avere paura. Eccolo! Lui è il mega schema di toilet. Ha ad un solo i cannoni, ha un jetpack. Cioè, questo qua può volare, può fare di tutto ed è potentissimo. Cioè, io ho paura di mandarlo contro qualcuno. Guardate qua che potenza di fuoco. Mamma mia. Va bene, abbiamo visto i cattivi. Adesso vediamo i nuovi cameraman e soprattutto il TV Man. Vi presento i nuovi cameraman. Allora, ci abbiamo il cameraman Strider. Guarda che lui si fa Strider in mezzo alla folla di schemi di toilet, che ha un cannone al posto del... che ha un cannone, insomma. Guardatelo che bello. Posso pure vedere quello che sta qua? Ah, ci sta un film? No! Pingu, è bellissimo film. Com'è che si chiama? No. Insomma, abbiamo lo Strider, che è potentissimo. E poi, ovviamente, il cameraman, il regista. Questo qua è meglio di James Cameron. Ma poi vi presento dei nuovi mostri. Ecco qua, il Projector Man. E questo è il proiettore. Guardate come balla il proiettore. Cioè, ma queste sono delle cavolatine, perché abbiamo anche boss enormi, ovvero il progetto large, oppure lui, il mega proiettone, che lo chiamerò proiettolone. Guardate qui cosa ha al posto dei muscoli. I proiettori, giustamente, mi sembra giusto. E questo è suo figlio, Proiettorino, che magari non schippi di tollettare in faccia, magari, d'accordo. Ma ora passiamo ai pezzi forti, i pezzi davvero forti, quelli che fanno paura. No, Pingu, non ci sono dei ranni, non ti preoccupare, ok? Non ci sono dei ranni, facciamoli vedere. Vi presento il piccolo Siren Head. E ovviamente c'è anche il padre, che è Siren Head. Cioè, guardate che forza. Io direi che è il momento di farvi vedere il TV Man, che tra l'altro posso farlo diventare grande come questo Siren Head. Ecco, TV Man, guardatelo. Sei pronto? Diventa il più grande TV Man di sempre. Vabbè. Guardate, mi ci specchio. Pingu, vuoi vedere un programma TV? No! Come vuoi vedere Jerry Scotti? Come vuoi vedere... Ecco le due potenze di oggi. Chissà chi vincerà tra il TV Man e il boss dei schemi di chess, che le battaglie abbiano inizio. Allora, sono curioso di vedere lo schemi di toilet Rocket. Oh, mamma mia, contro lo Strider. Vai, Cameron Strider. Pronti? Chi vincerà, ragazzi? Scrivetelo sotto nei commenti. Sono aperte le scommesse. 3, 2, 1, via! Vabbè, che forza! Ma lo Strider è fortissimo, guardate! Però ho paura! Guardate come ha paura! No! L'ha disintegrato! Avete visto come aveva paura di questo schemi di Rocket? Che tra l'altro c'è un lavandino di sopra. Ah, bene. Così. Ma chi potrebbe mai battere lo schemi di Rocket? Cioè, lui è come uno dei guardiani della galassia. È Rocket, è roccheggiante. Vediamo chi posso mandare contro di lui. Proviamo a mandare contro i cameraman con questa specie di cannone a laser. Dai, pronti. Vediamo che succede. Questo cannone laser è potentissimo. Scrivete sotto nei commenti chi vincerà tra lo Strider e il cannone laser. Pronti? Via! Vai che ce la fai! Oh mio Dio! L'ha distrutto! Che vuol dire che è sparito? È finito qui! Non c'è più! Troppo epico! Allora, chi posso utilizzare ora? Proviamo il G-Man gigante! G-Man gigante e Siren Mega Boss! Ragazzi, questo è uno scontro tra titani pazzi!
Che dei due vincerà? Secondo me è il Siren coso gross. Scrivetelo tutti sotto nei commenti. Pronti? Via! Che lotta! Vabbè, cioè, che brutta fine che ha fatto. Aspetta, vediamo quanto ne riesce a fare contemporaneamente. Ne mettiamo più di uno, ok? Uno e due, vediamo. No, cavolo. Adesso chi mai potrà vincere contro questi due? Ci provo col proiettore. Mettiamo schierati il proiettore, il cameraman boss e lo speakerman boss. Guarda questo pure salto sopra il cadavere. Vediamo che succede. 3 contro 2. Che la battaglia per la salvezza dei cessi a inizio. Vai! Dai, fuori uno! Fuori due! Che potenza! No, il proiettore è morto! Vai, Speakerman, aiutalo tu! Guarda, ti aiuta Pingu! No! L'abbiamo distrutto. Direi a questo punto di fare la battaglia finale con TV-Man gigante. Sono veramente curioso. Mettiamo un TV-Man e lo Skibidi Toilet con i cannoni giganti. Ok, lui no, lui è piccolino. Lui sembra misero, devo ingigantirlo. Dai, ingrandisciti. Devi diventare grande quanto lui. Bravo così, bravo così. Ok, forse devo farlo lui più grande. Perfetto. Lui è più grande, teoricamente dovrebbe essere più forte. Ok, possiamo iniziare questa battaglia? Scrivete sotto nei commenti da che parte del team state. Dai, su TV-Man, metti canale 5. No, se l'è pure bagnato. Cos'è successo? TV-Man, perché non ha fatto niente il TV-Man? Ha cercato di bloccarlo ma non c'è riuscito. No, ma sono curioso. Cioè, facciamolo andare contro uno Skibidi Toilet normale. Cioè, non è possibile che perde così. Vai. Oh, guardate, ha funzionato. Guardate, funziona. Lo sta prendendo a calci. Dai, forse che ce la fai il TV-Man. Tiri un pugno. Bravo. Cioè, ragazzi, c'è riuscito. L'ha disintegrato. Aspetta, mettiamo un altro. Tipo, mettiamo questo. L'ha fatto volare. Sta scendendo? L'ha distrutto completamente. Sì, l'ha bloccato. L'ha stunnato. Ormai è morto. Ragazzi, ormai è morto. No, vabbè, ma che cosa c'entro io? Ragazzi, io direi che questo video sulle battaglie epiche lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Mi raccomando, comprate il mio libro, lo potete trovare su Amazon in preordine. Vi lascio il link sotto in descrizione. Qua il vostro Lorenzo è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!